Benvenuti al Giro di Polonia. La prima tappa si risolve in volata ed è tripletta italiana. Vince Andrea Palini sul compagno di squadra Bonifazio, della Lampre, terzo Guardini. Ancora volata e ancora Italia all'indomani. Questa volta è Andrea Guardini a vincere davanti ad Eri Limpe e Michel Golas. Il veronese della Diadora veste anche la maglia gialla. Lanciato alla grande da Ben Swift, che fa secondo, Eri Limpe vince con facilità la terza tappa, mentre Guardini chiudendo terzo conserva la maglia gialla. Il sudafricano della Sky vince pure a Szczecin, sede della quarta tappa, andando così a vestire anche la maglia gialla. Al secondo posto nello sprint si piazza il britannico dei Tuga Sudden Light, terzo il belga Kevin Van Bilsen, leader del Continental Tour. Si arriva così alla tappa regina, l'arrivo in salita di Ustron, con lo scatto di Robert Kieselowski non appena inizia il tratto duro dell'erta finale, al suo inseguimento Eros Capecchi della Saeco e del Travese Thiago Machado dei Tugas. Quando il brasiliano non ne ha più, il campione portoghese va da solo all'inseguimento di Capecchi e Kieselowski. Ma il croato della Edison ha già superato l'ultimo chilometro e sembra avere accumulato un vantaggio ormai incolmabile per gli avversari. Ultima curva per Robert Kieselowski che va a vincere la tappa di Ustron. Il croato precede di 45 secondi Capecchi e di 1 minuto e 2 Machado. Quarto Travessa 1:34. E la classifica ricalca naturalmente questo ordine d'arrivo, con Capecchi a 49 secondi e Machado a 1:08 da Kieselowski. Ancora la maglia gialla all'attacco, l'indomani, a Bukovina Terzanska. Kieselowski va a riprendere Moreno Moser e i due fuggitivi superstiti, i francesi Mounier Bourcier. Dietro anche Machado e De Maar si lanciano all'inseguimento. Ma Kieselowski e Moser sono già all'ultimo chilometro, impossibile andarli a riprendere. Robert Kieselowski tiene testa a Moreno Moser e va a vincere anche la sesta tappa. Grazie al tempo recuperato, il corridore trentino balza comunque al secondo posto in classifica, scavalcando Capecchi e Machado. L'ultima tappa si conclude a Cracovia e il francese Seneschal è ancora davanti all'imbocco dell'ultimo chilometro, ma dietro di lui incombono i velocisti. Colbrelli sulla destra e Lobato sulla sinistra riprendono Seneschal e lo superano negli ultimissimi metri. Vince Oignosé Lobato davanti a Colbrelli e al francese, mentre Robert Kieselowski ha vinto il Giro di Polonia. Ed è tutto, alla prossima!